Instagram, Nancy Amara, Carlita Dolce. Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccoci qua, siamo tornati. Per tutti gli che non è fatto così. Finalmente siamo tornate dalle nostre vacanze. C'è anche Pupio, vero amore, mamma? Due pazze scatenate. Quelli che si sono ancora di più schiariti, è vero? Sì. E comunque dobbiamo già tornare dal parrucchiere. Basta, saremo bionde. Sì, vi fatemi faremo una ragione. Vi faremo vedere. Diventeremo tutte J Lo. Ma perché J Lo è bionda? Ma chissà. Ora che c'è la terza carta bionda. Comunque siamo qua più pazze che mai. Avete tanto invocato il ritorno di Nancy. Perché durante l'estate lei è apparsa come la Madonna. Ci siamo separate. Volevamo raccontare un po' delle nostre vacanze. Perché in effetti a me un po' l'avete visto nei vlog. Nancy invece no. Quindi... Vabbè, avete visto un po' sul mio Instagram, che io ho postato ogni giorno foto, quindi esatto. Seguitemi, Nancy Amara trattino basso, sì, ogni tanto mi la introduco. Maggior parte ti seguono, sì, e sì, hanno visto tutte le foto che sei stata a Barcellona. Spagnola, sei stata a Spagna. Quando quanti disastri sono successi, danni. Anche tu sfigata come me. I primi giorni ovviamente è venuto il ciclo, anzi il primo giorno che sono arrivata lì, ciclo. Ma mi ha mandato un messaggio sul ciclo, ho detto no, vabbè, fatti bene dire, sei peggio di me, più sfigata di me. C'è vacanza sfortunata. La pancia così gonfio, stavo, non potevo andare a mare, perché io quando c'ho il ciclo mi gonfio dappertutto. Vabbè, lascia stare. E poi ciclo, cos'altro è successo? Dopo due giorni sono caduta dalle scale, cioè assurdo, ragazzi, non lo so, mi sono sfregiata, mi sono divertita, dai. Tutto sommato ti sei divertita. Avete visto tutte le mie foto, sono andata a un sacco di parti, sono andata sia al mare, ho visitato anche un po' la città, il tuo fidanzato. Con mio fidanzato. Non ce la vuoi far vedere, no, chi è? No, ragazzi, sì, lo farei vedere, sì, però sì, prima o poi. Andate sul mio Instagram e ci c'è la sua foto di lui. Sì, sì, sì. Nascosto dietro alle patatine fritte. Un altro disastro, sono ingrassata un sacco. Ma non è vero, non le credete? Un poco, perché ho mangiato un sacco di patatine fritte. È tutta ritenzione idrica. Adesso ci pensa Carlita a rimetterti forma con il mio programma super sgrassante. Ti sgrasso come la porchetta. Ci in casa, magari se volete il video, vedete in diretta tutti i nostri esercizi. Sì, no, vi faccio il video proprio per... Vabbè, ma questa è un'altra storia. Vabbè, vogliamo far vedere cosa dobbiamo fare in questo video. Le cose che ci abbiamo comprato, i souvenir. Mia mamma invece è stata ad Amsterdam. Perché mia mamma è sempre particolare, andata ad Amsterdam. Poi l'aneddoto più bello è stato che mia mamma ha mandato tipo un messaggio su WhatsApp. Che calore! Ha scritto... Ma tu hai capito che è successo? Bello e buono, disastro. Bello e buono, guardando la vetrina di un negozio, stavano tutte ferme da nulla. Tutte ferme. I prezzi addosso, praticamente. Da nelle vetrine con le donnine nude, insomma, che. Hai capito? C'è mio padre che se le guardava. Sono le aprantele pantofole ovviamente. Che a me dispiace anche usarle, sono troppo belle. Queste tipiche sono invernali, però, ragazzi. Io le adoro già, me le vorrei già mettere, sono troppo belle. E sono proprio scarpe di Aladdin. Sono troppo carine, quelle là tipo di Amsterdam tipiche. Forever 21. Perché noi, mia madre che non sa nulla di moda, io ci ho fatto una testa tanta. Forever 21 è troppo bello, è troppo bello. Mia madre è andata a comprato. Che poi costavano pochissimo. Sto crop top rosa con questo nodo qua troppo carino, grazie mamma. E poi mi ha comprato questo che è un colore bellissimo, è sempre un crop top. Qua è bello, guarda, troppo carino, di questo colore arancio, corallo. Invece a me mi ha comprato questa magliettina qui, non è crop top, però va corta e a righe beige, no? Mi piace troppo. Bella righe, righe. E questa è una maglietta, come la trovo? Ho cercato a casa, non la trovo. Un altro disastro, una sfiga dopo era l'altro. Era bellissima, ragazzi, era tutta bianca con le biciclette. C'era la scritta Amsterdam adesso rosa. La faccio vedere io. Non la trovo. Sai perché l'hai persa? Perché bianca era più bella e la volevo io. E quindi la maledizione. Ma la eccola qua. Perché a te piace nera, a me piace bianca. No, nera è carina, però pure la tua bianca. No, dove sta la maglietta? Poi vabbè, questo è di Max, di mia mamma, porta un regalino sempre anche a Max. Allora, io a Barcellona, cioè mio ragazzo mi ha regalato questo braccialetto. E questo braccialetto d'argento con delle pietruzze bordeaux e nere. Troppo carino. Con la foglia appesa. Adesso non te lo do di più, eh. No, mai, pure durante la notte. Brava. A Barcellona, un negozietto, questa borsetta qui a righe, ragazzi, è bellina. È a sacchetto. Guardate, color cuoio e con le righe. E ce l'ho anche io, dov'è la mia? Ho regalato anche una simile. Vabbè, la facciamo vedere dopo. Vabbè, adesso qua io ho comprato tutte cose da mangiare. Ah, questi cioccolatini buonissimi che vi avete visto nel vlog, guarda Nancy, te l'ho conservato. Ah, lo voglio! Ora lo assaggio in diretta, ragazzi. La pallina di nocciole nere ricoperta di cioccolato fondente. E sono troppo buoni, te l'ho conservati tipo qua. Ma me ne sono mangiati tipo una trentina.
Com'è? È troppo buono. Dice la verità. Oddio. Con la nocciola. Ma Loreddus, che sono gnocchi e pisardi. Ho comprato la fregola bio, che è una pasta tipica sarda da fare con le vongole, Max l'ha voluta. Ho comprato questo sale speziato integrale agli asparagi, buonissimo, sale marino. Poi del miele che ha comprato Max, perché mi riempie la casa il miele, e poi non se lo mangia, non so perché è fissato, compra miele dovunque andiamo, vabbè. E poi un altro sale, lasciano tutti questi sali, guarda questi belli speziati. Buoni cioccolati, immagino. Vabbè, ok. E ho rapito Nancy col cioccolato. La busta di Forever 21, avete in visto? Qui c'erano le magliette. Video non ha senso praticamente. Vabbè, sì, iniziate a stare. Ragazzi, sono tutti i regali mischiati. Sì, esatto. Don't follow your dream, follow my G. Instagram, aiuto! Follow my Instagram. Follow Nancy Amara. Canita dolce. No, seguiteci. E poi qua cosa c'è? Questo bello me l'ha portato mia mamma. Ah, bello, è bello. Una cosa shabby chic che ha comprato in Amsterdam. Ci mancava shabby chic, shabby chic. Shabby chic, shabby chic. Ed è un appendi. Bio, bio, ecco bio. Un appendi? Un appendi cretina che segna. Gli abiti. Guarda che qua c'è Amsterdam sulla busta, bellissimo. Un appendi pupi. Pupi. Quanto sta dormendo. Ah, poi questa è quella borsetta che ho comprato. Ah, pure io ce l'ho. È una borsetta fatta a mano con materiale riciclato, cioè una cosa super ecologica, fatto a mano, troppo carino, è tipo una pochettina con tessuti incollati fra di loro, troppo bella. Diciamo me l'ha regalata così, tipo beauty case, metterò tutti i trucchi e le cremine dentro, esatto, quando vado fuori. Guardate com'è bella, fatta a mano, tessuta a mano, verde Tiffany, rosa. Poi questo ha fatto mia mamma, ma che è questo coso, mi ha già sposato, però è bellissimo. Me l'ha fatto mia mamma e tu, guarda, mi pareva brutto di no, non è vero, però è proprio carino, tipo da me se lo appendi è bello, dai. E mia mamma fa tutte queste cose a mano. Eccola la tua maglietta! Eccola, guarda se l'era presa lei, cioè, non lo so, guarda. Ce l'aveva lei nella sua busta, guardate com'è bella, con la bici Amsterdam rosa. Guarda come sono belli questi. Questi sono dei tulipani. Finti ovviamente. Oddio, di legno che sì, mi ha venire anche lei. Ha nascosto la valigia, ha rischiato che se questasse la valigia e portare questi tulipani, poi sono bellissimi. Sono di legno, ve l'ho detto. Con la borsetta. Eccola qua la borsetta che mi ha regalato Nancy, è troppo bella, è come la sua. Però c'ha le righe blu e bianche con delle roselline dentro. A lei c'ha anche le roselline. È troppo bella. Guarda, grazie Nancy, sono troppo felice. Ho chiamato questa borsa, sono impazzita. Che lei poi mi ha detto: guarda, mi sono comprata questa. Io l'ho comprata anche a te. Io ho fatto lo scherzo. Ho fatto lo scherzo, vabbè. Allora, questo me l'ho preso dalla Sardegna. Perché uno dalla Puglia e uno dalla Sardegna. E invece guarda questo. Wow. È un questo ti ipnotizza. È un cuoricino tipo di vetro. Tutto carino con i brillantini. Questo braccialetto. Questo è di corallo. Di corallo, è bellissimo, ragazze. Stupendo. Questo l'ho preso anche io per me. E poi invece dalla Puglia mi ha portato quest'altro braccialetto bellissimo. Bello questo, eh. Questo è bianco con ricamino. E poi ci ha appeso un cuoricino e una chiave. È una chiave. Bellissimo. Bello. Grazie. La cucchiarella. Sì, una cucchiarella, il nostro finaccio bellissimo, super shabby, da Ostuni. E anche questa, dove è bellina? È una... questa è così, tipo una presina. Ah, no, questo è cappellino per cookie. No! Ah. Vuoi vedere se ce lo mette? Sì, è cappellino! No, mosè. No, è una presina così, guarda. Bella. È tutta dorata. Shabby. Sì, è super shabby. Shabby, shabby. Ho comprato questo che è tipo una disagio. Oliera, video disagio. Ma che devo fare con questo coso? A me sto regalo. Olex extravergine d'oliva nell'oliera. No, questo è un cestino che è fatto a mano, occupato in Sardegna, per metterci il pane dentro. Ti piace? Ah, pensavo che era un regalo a me. No, basta, ragazzi, sono finiti. A lei ho portato i tarallini dalla Puglia, il pane carasau dalla Sardegna, si è mangiato tutto. Tutto è finito! Si è mangiato tutto, quindi ragazzi, non mi possiamo far vedere. No, nulla. Anche il pane guttiao si dice, quello là salato. No, gattiao! Buonissimo, tutto, sì, ho mangiato tutto, tutto buono, bravo. Grande. Ah, questo pure è bellissimo, questo è un po' già pentole, penso. Bello, questo è lo bello, tu è il tuo. Come è bello, me lo dimenticato, ve lo comprate. Che bello. Ho comprato anche questo per finire, che è un unicorno troppo bello, rosa. È un pezzetto da collezione. No, lei lo vuole, le piace praticamente. Io l'avevo comprato per lei. Poi Tomax ha detto: ma che fa su, cosa è troppo caro, è più grande di lei, quindi me lo so conservato. No, è proprio bello, è peccato. Non ci può giocare. Mangia. Lo vuoi? Ma lei lo vorrebbe. Tieni, è mio amore. Abbraccialo, come ci ti
i bacini, guarda come gli piace. No. Quindi questo è tutto, ragazze. Noi mandiamo tanti baci. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate tanti tanti like. Ma no, è più veloce ancora quest'anno il video. Quest'anno saremo sempre più veloci. Mi raccomando, seguiteci e iscrivetevi se ancora non siete iscritte. E lasciateci qui giù o qui su lasciateci tanti commenti di richieste di nuovi video che vorreste, sì, che noi facessimo assieme, perché dobbiamo registrare tanti video io e la Nancy, quindi lasciateci le vostre richieste e commenti. Ciao, ciao!